In Italia ci sono 40.000 produttori di latte, di questi 39.500 o sono sempre stati a posto o si sono messi a posto con le due successive opportunità di rateizzazione, quella del 2003 e quella del 2009. 523, 560 non hanno aderito a nulla e producono senza poterlo fare. Per la prima volta, grazie all'azione del governo di cui io non facevo parte allora, ma che ha condotto la soluzione, quella della possibilità di aderire alle ultime quote e ha ottenuto anticipatamente un aumento di 750.000 quintali, tonnellate di latte, noi per la prima volta da 20 anni non abbiamo sforato. Di questa situazione, 26.000 di quei 39.500 hanno pagato, comprato le quote o pagato le rate dei mutui per la cosa, quindi vale 1,4 miliardi all'incirca, 1,3 miliardi le spese che i produttori hanno sostenuto. Chiaro che la posizione dei 523 è anche di concorrenza sleale, no? È un vantaggio competitivo non giustificabile. Staremo a vedere, l'abbiamo cercato il ministro Galano, oggi non poteva, per capire poi alla fine cosa succederà a questi 563 irriducibili strenuamente difesi dalla Lega e anche dall'ex ministro dell'agricoltura Luca Zaia. Adesso però